tutti, allora scusate per la luce che potrebbe cambiare oggi continuamente, ma il tempo è così, però tanto oggi mi dovete prevalentemente ascoltare, parleremo anche di luci in realtà, ma di luci non visibili in un certo senso. No, senza in un certo senso, questo video in collaborazione con Karen Body. Allora, ve l'avevo già accennato perché io lo stavo aspettando da un po', ma è stato appena lanciato sul sito questo nuovo dispositivo che si chiama LED Eye Perfector ed è un dispositivo specifico per il contorno occhi, tutta la zona qui degli occhi, zampe di gallina incluse, però prima di andare nel dettaglio di questo prodotto volevo fare una piccola digressione sulla luce LED. Allora, è vero che ve ne parlo da più di un anno, perché io ho iniziato a usare la maschera LED ormai più di un anno fa, a volte con più costanza, a volte con meno costanza, questa qui o anche quella per il collo, però ecco, ve ne avevo già parlato. Io sapevo su che principio si basasse, con come funzionasse, però non avevo mai approfondito un po' di più. Per approfondito intendo leggere qualche articolo e guardarmi qualche video in inglese, perché in italiano che si trova anche poco. Diciamo una cosa, quindi questa sarà una piccola introduzione sulla luce LED, giusto per chi magari non sa effettivamente, magari l'ha preso sulla fiducia ma effettivamente non sa in che modo funzioni. Diciamo subito che i dispositivi a luce LED effettivamente sono gli unici che hanno una letteratura, degli studi. Addirittura sentivo da Dr. Lee, che è un canale che spesso consiglia anche Simona Olas Page, addirittura leggevo che ci sono stati dei volontari che si sono prestati a uno studio, non so se si possa definire in doppio cieco, ma forse in parte sì, vabbè, è un po' particolare, perché si sono fatti, per dire, trattare con la luce LED metà viso e l'altra metà no, e addirittura si sono fatti fare delle piccole biopsie per vedere proprio concretamente, andare a misurare e vedere proprio al microscopio i reali cambiamenti. Ecco, sappiate che ci sono prove ormai assodate da tempo che si tratta di dispositivi che funzionano veramente. Per me anche la microcorrente funziona, però che non ci sono delle prove concrete, la mia prova sono io, io sinceramente i benefici li ho visti e infatti continuo a utilizzarlo. Però ecco, per chi è proprio più puntiglioso e vuole le prove certe, ecco, sulla luce LED le trovate. Mi sono fatta mandare dei link da Giorgia di alcuni articoli, che poi anche io sono andata a vedere ovviamente, giusto perché io onestamente non so benissimo come cercare di streggiarmi fra gli articoli scientifici, quindi io vi lascio quei link lì, però ecco, sappiate, se vi fidate, che esistono prove certe di efficacia. Ora, il fatto che ci siano delle prove di efficacia, questo non implica che tutto quello che dove vedete scritto LED sopra sia efficace e funzionante. Anzi, in alcuni casi può essere anche dannoso in realtà, o inutile, nella migliore delle ipotesi inutile, nelle peggiori addirittura dannoso. Quando parliamo di luce, di raggi luce, parliamo di uno spettro che è molto ampio. C'è la luce visibile e non visibile, ci sono i raggi, i famosi raggi UV, che sono quelli dai quali di solito ci proteggiamo, in questo perché sono appunto dannosi, sono utili ma anche dannosi. In questo caso non parliamo dei raggi UV, parliamo di, nello specifico parliamo di luce LED rossa e infrarossa, ma poi andiamo più nello specifico, che sono quelle lunghezze d'onda, e devono essere ben precise, che vanno a stimolare determinate cose sotto pelle. Diciamo così per rimanere generico, poi nello specifico parliamo di anti-invecchiamento, che è la cosa che forse ci interessa di più, però non solo, perché in realtà, poi andando a studiarla meglio, ecco perché vi dicevo, io sì, sapevo su che base funzionasse, però poi non avevo approfondito tantissimissimo. In realtà agiscono molto bene a più livelli e su più fronti, quindi anche sul fronte della microcircolazione, dell'iperpigmentazione, quindi della pigmentazione cutanea, dell'infiammazione, anche questa è un'altra ottima cosa. Vanno anche a stimolare la riparazione cellulare, quindi sono tanti aspetti, ed è una figata questa cosa, perché se voi ci pensate, quindi non è solo per l'invecchiamento, ma per esempio, e qua entriamo magari più nello specifico, nel caso di Eye Perfector parliamo anche di eventuali benefici riguardo borse, occhiaie, quindi non solo rughe. Ora,
Su occhiaie, io vi so dire relativamente perché non è un problema che mi affligge in modo particolare, però io ho appena fatto un filler all'occhiaie. E peraltro io ho iniziato questo dispositivo subito dopo aver fatto il filler, quindi quando io poi vi farò la recensione, perché adesso questa è una presentazione, ma non solo. Quando poi vi farò la recensione non sarà falsata dal fatto che abbia fatto il filler, anzi, perché post filler, questa è una piccola cosa che vi dico adesso, a me in realtà qui è venuto un piccolo edema, non esagerato, cioè diciamo che a livello visivo è come se avessi le stesse occhiaie di prima. A livello poi fisico, cioè qui di fatto è un po' più disteso perché si è andata a riempire ovviamente l'incavo. Quindi cioè io comunque i risultati di questo prodotto li vedrò lo stesso a prescindere. E appunto magari potrò notare se questo discorso dell'edema, che so già che non è una cosa che senza usare niente passi in breve tempo, anzi mi è stato detto da varie persone, anche esperte, che può durare anche più di un anno, non è detto che passi. Questa è diciamo, un'eventualità che può capitare, non vi spaventate per questa cosa, attenzione, ci sono varie condizioni, eccetera, comunque poi ne parlerò anche col medico tra pochi giorni quando ci tornerò. Faremo diciamo un recap adesso, poi vi spiegherò. Comunque, questo era per dirvi che i benefici sono a più livelli, quindi non solo per l'invecchiamento. Per quanto riguarda in generale le maschere LED, se soffrite per esempio di acne, soprattutto acne che si infiamma, quindi che ha dei brufoli, generalmente è così. Quindi non tanto quelli sotto pelle quanto più quelli che si infiammano, ecco, sappiate che la luce LED è una mano santa. La luce LED in generale sto dicendo, perché nello specifico quella blu aiuta molto di più, ma non solo, anche la luce rossa. Quindi come agisce? Allora vi lascio una foto, un'immagine che ho preso proprio dal manuale di istruzioni qua dell'Hyperfactor, perché è vero che è specifica per questo prodotto qua e vi dirò le differenze, perché io se ho già una maschera LED viso dovrei prendere questo? Secondo me sì, spoiler, perché è specifico, però il principio è quello. Questa luce LED va a diverse profondità che devono essere specifiche proprio perché vanno ad agire sui fibroblasti, comunque sulle cellule che producono collagene e elastina. Ripeto, non solo quello, però diciamo che nello specifico noi andiamo a parlare di quello. È importantissimo che queste lunghezze d'onda siano ben precise perché lavorano proprio in un determinato range. Non sono lunghezze d'onda dannose, e perché vi faccio questa specifica? Perché su Amazon c'è una recensione, c'è un video, anzi più di uno, bellissimo di Hot and Flashy, che paragona anche una maschera presa da 50 euro su Amazon. Ora, io non posso dirvi no, assolutamente non funziona, sì, funziona, ma trattandosi di un prodotto che innanzitutto dura tantissimo, non è una roba che si consuma, punto primo. Punto secondo, quando andiamo a lavorare su corrente, perché questo discorso ve lo feci anche per Too Faced, Forever, correnti luci del genere, io onestamente vorrei un prodotto sicuro, sicuro per come viene prodotto e sicuro che faccia questa cosa qua, e nel caso dei prodotti Kare & Body è così. Quindi, se dovete fare la spesa, fatela una volta e fatela buona. Poi vabbè, vi dirò alla fine, ci sono i codici sconto qua sotto, poi su Kare & Body potete anche pagare con Klarna adesso. Questa cosa è da un lato una cosa positivissima, dall'altro capisco che sia una tentazione, però ecco, essendo un costo magari sicuramente un pochino più alto, però poterlo dilazionare in tre rate magari vi dà la possibilità di prenderlo. Anche come garanzia e tutto il resto, insomma, vi lascio tutto qua sotto. Adesso c'è anche i codici, eccetera. Ora, detto questo, cosa fa la differenza tra, per esempio, tra una maschera LED e un'altra, in generale, questo, fra brand diversi? Il numero di LED per farvi capire, il numero di LED, quindi proprio i bulbi che ci sono dentro. L'intensità e la distanza dalla pelle, cioè quanto dista il bulbo dal contatto proprio della pelle.
Questa cosa qua c'è un esempio che fa Otten Fleschi, fantastico. Secondo me, cioè, quando l'ha fatto, ho detto: ah, cavolo, effettivamente è vero. Avete presente? Adesso purtroppo non ne ho, ma se avessi una torcia, prendete una torcia. Se la torcia la puntate contro il muro in maniera ravvicinata, vedete la luce più intensa, ma in un campo più ristretto. Se questa torcia la allontanate dal muro, vedete una luce meno intensa ma in un campo più ampio. Ecco, il bilanciamento di queste cose ovviamente rende una maschera più efficace rispetto a un'altra, migliore e così via. Ora, i riferimenti sono, diciamo, solitamente ci si riferisce solitamente per le maschere LED a quello che è stato, diciamo, l'azienda che ha fatto proprio il dispositivo di uso medico, quindi ovviamente più intenso, eccetera, eccetera. Però quella di Kar & Body, quelle anzi in generale di Kar & Body, si piazzano molto vicine a quelle per un uso ovviamente domestico. Sono tutti dispositivi ovviamente garantiti e sicuri per uso domestico a casa, quindi da quel punto di vista state tranquilli. Diciamo che il fatto che sono, per quanto mi riguarda, questa è di una comodità incredibile, ma in generale anche quella per il viso, per esempio, essendo così morbida e flessibile, spesso le maschere LED in giro non sono così, sono rigide. E a parte il fatto che tutti abbiamo una forma di faccia diversa, quindi già solo per quello in alcuni casi magari è comodo, in altri può essere scomodo. Nel caso, appunto, quando sono così, così morbide, cosa succede? Che intanto si adatta a praticamente tutti i tipi di viso, eccetera. Ma per esempio la potete usare tranquillamente anche qua, anche sulle mani. Cioè, non dovete per forza comprarvi tutti quelli fatti apposta, tipo quello per il collo, io ce l'ho, però vi dico, a volte io ci appoggiavo semplicemente questa qua, quindi va benissimo, non è obbligatorio. Sappiate appunto che queste differenze qua fanno la differenza, vabbè, scusate il gioco di parole. Andiamo a lui, perché dovreste prendere questo se già avete quell'altro? Non lavora anche sugli occhi? Sì, lavora anche sugli occhi, ma le differenze sono diverse. Innanzitutto questo è specifico, perché già, come potete già immaginare e dedurre, la pelle del contorno occhi è diversa dal resto del viso, perché è più sottile, quindi ha bisogno magari anche di cose diverse. La maschera questa per il viso ha in totale 98 LED. Con 98 LED cosa intendo? Non queste palline qui che si vedono, queste, non so se purtroppo la luce è quella che è, perché se le contate in realtà sono 49. In realtà è perché ogni bulbo emette due luci diverse, quindi rossa e infrarossa, LED red e infrared, anzi near infrared per essere precisi. Quindi in realtà dovete raddoppiarlo per questo motivo, ma questo vale per tutti. Ecco, quando andate a contarle, se io vi dico 98 ma voi le contate 49, giustamente arrivate a questa domanda. Stesso discorso vale per questo. Ecco, quello ne ha 98, questo qui da solo per quest'area ristretta ne ha 80, quindi capite che c'è già una proporzione diversa. Anche lì 80, se li contate sembrano 40, ma semplicemente per questo discorso che vi ho appena detto. Quindi questa è la prima differenza. L'altra differenza, la più importante secondo me, è proprio che mentre lì parliamo di due lunghezze d'onda che sono, che non me le voglio, non voglio sbagliare, 633 nanometri e 830 nanometri, in questo caso parliamo di ben quattro lunghezze d'onda diverse: Amber 600 nanometri, Red 633 come quella per il viso, Deep Red 660 nanometri, e questa non c'è in quella per il viso, e Near Infrared, che nel caso di quella per il... sono cose che vi potete anche dimenticare, io ve le dico solo per chi è più interessato. In questo caso quella infrarosso, quindi vicino infrarosso, non è 830 ma 880 nanometri. E questa qui, questa cosa è coerente col fatto che parliamo di una pelle diversa, di tipologia diversa, una zona diversa. Quindi, che cosa fa? In sintesi, ve l'ho già detto, in realtà rimpolpa, rassoda, dovrebbe, diciamo, diminuire
diminuire le rughe sottili, ma in realtà dovrebbe aiutare anche con la circolazione di questa zona, quindi persone dotate di occhiaie, borse, pensateci, quindi non per forza da una certa età in su si può usare cioè, a qualsiasi età, non c'è un discorso di età. Diciamo che la luce LED è un modo diverso di andare a stimolare la produzione di collagene, che generalmente viene stimolato con microtraumi, se pensate al microneedling, insomma tutte quelle diciamo quelle procedure, quelle cose che vanno a stimolare. Poi dice da vedere anche che tipo di collagene vanno a stimolare, però ecco, in questo caso la luce LED va a stimolare la produzione di collagene. Allora, io ci tengo a ribadire per l'ennesima volta l'importanza della sicurezza di un prodotto, soprattutto come in questo caso che va oltretutto anche vicino agli occhi. E prima che mi chiediate, ma si può usare vicino agli occhi così colà, vi faccio vedere quello che è contenuto nella confezione, e poi vi do le ultime informazioni, anche se è rimasto poco, ma le cose più importanti ve le ho dette. Allora, in dotazione trovate anche degli occhialini che potete indossare se volete per proteggere gli occhi. Sono opzionali, in realtà ho chiesto e ribadito molto, cioè ho spinto molto su questa cosa perché volevo capire, perché nella maschera per il viso dentro non ci sono gli occhialini. E mi hanno detto che sono opzionali, ma il prodotto può essere usato tranquillamente anche senza occhialini. A me non dà fastidio, ci possono essere persone a cui dà fastidio, a me onestamente no, anzi, questo è di una comodità incredibile mentre ho questo su. Faccio altre cose e comunque poi adesso vi dico, si tiene solo 3 minuti, quindi talmente poco il tempo che potreste anche, se voleste, cioè mettervi a letto un attimo e basta. E poi dentro la confezione c'è il cavo che è USB-C, solo il cavo, non c'è l'attacco, ma ne abbiamo 3.000 a casa. E poi c'è la base per la ricarica, che è fatta così, si carica a induzione, non so come si dica, comunque si appoggia qua. La carica, se ricordo bene, dovrebbe durare, mi sembra, 45 minuti totali. Considerate che ci fate, rimane acceso 3 minuti, quindi ci fate tanti giorni. Io infatti me lo porterò con me in viaggio, voi vedrete questo video che io sono in viaggio in questo momento. Me lo porterò dietro perché comunque non c'è bisogno di portarsi nulla se non questo con il suo sacchettino che c'è in dotazione. Quindi io poi me lo porto dietro. Nella confezione, cioè quando ordinate, vi arriva anche questo, che è un contorno occhi della linea Care and Body Skin Green Tea Eye Cream. Perché c'è questo contorno occhi? Perché la Camellia sinensis, il tè verde, è consigliato nei trattamenti luce LED. Questa cosa me la ricordo anche da Simona. Infatti, alcuni usano dei tonici al tè verde sotto la maschera LED. Posto che potete anche non usare nulla, cioè il prodotto funziona lo stesso, però nel caso del contorno occhi, nel caso di questo, viene consigliato di applicare un pochino di crema prima e anche dopo. Devo dire che tra l'altro la consistenza mi piace anche, infatti lo sto usando molto volentieri. Costa, mi sembra, intorno ai 17 euro in futuro se lo volete ricomprare, però quando l'acquistate la prima volta viene dato in omaggio, quindi sappia poi comunque dura un sacco di tempo, ovviamente. Come va utilizzato? Qual è il regime, diciamo, di trattamento? Allora, questa, a differenza della maschera viso che si utilizza nei primi 2 mesi, si viene consigliato l'utilizzo di 3-4 volte a settimana. In questo caso viene consigliato di utilizzarlo 6 volte a settimana, quando volete voi, mattino, sera. Io, bah, è indifferente, sinceramente. E per un periodo di almeno 2 mesi per vedere dei risultati. Avevo letto che dopo 2 mesi, da alcuni test si erano visti 35% in meno di rughe sottili, eccetera. Io poi ve ne parlerò più in là, però perché comunque ho deciso di fare il video adesso, vabbè, per la presentazione del prodotto di per sé, ma perché comunque sulla luce LED non ci sono dubbi sull'efficacia, cioè ci sono, appunto, c'è già letteratura. Poi utilizzo i prodotti da molto tempo, quindi diciamo mi sento molto tranquilla nel consigliarvelo. Io sono molto entusiasta di questa cosa perché il contorno occhi è la cosa che più mi fa dannare, no? Da sempre, ma prima questo, adesso questo l'ho risolto dal medico estetico. Il contorno occhi è la cosa che più mi preme, ecco, trattare.
quindi io le sto usando ancora, cioè, però ecco, se dovessi scegliere adesso in viaggio, vi porto quello per il contorno occhi, non ho dubbi, dovendo fare diciamo una cernita di cose che non posso portarmi tutto, ovviamente, per 6 giorni, però vi porterò assolutamente lui. Allora, io credo di avervi detto tutto, per il resto vi lascio qua sotto link, codice sconto, eccetera, eccetera, tutte le informazioni insomma che vi possono servire. Se lo prendete fatemi sapere, poi insomma datemi dei feedback. Se avete provato la maschera LED in passato, in generale se la state usando, fatemi sapere. Io una cosa che io sono fatta così, la usavo sulla fiducia, poi ho smesso, poi ho ripreso, ultimamente la stavo usando con più costanza. Adesso che sono andata a studiarmene bene queste cose, ne ho capito realmente l'efficacia ancora di più. Adesso sono diventata anche più costante, perché alla fine questa, comunque che si tiene 10 minuti, un po' più di questa qui, dell'Hyperfector, comunque io riesco a fare altre cose in casa mentre ce l'ho su, quindi non è una cosa, non è come gli altri dispositivi che oggettivamente dovete star lì fermi a farli agire, quindi è più di semplice utilizzo. Io peraltro su sta cosa dell'aderire al viso in questo modo non ci avevo riflettuto, perché la distanza dei bulbi è veramente importante, e in questi video che ho visto viene chiarito molto bene. Adesso vi saluto, ci vediamo con il prossimo video che sarà quello dei Mosplayed, e vi auguro una buona giornata, e ringrazio Carrebody di nuovo per aver sponsorizzato questo video, e ci vediamo alla prossima. Ciao!